Succede purtroppo, no? Da quanto tempo aspettate l'autobus? Ma no, dieci minuti siamo saliti, poi abbiamo saputo che c'era lo sciopero, siamo scesi e adesso vedremo di andare in un posto più comodo, volevamo andare a San Paolo fuori le mura e invece niente. Siccome siamo arrivate ieri ci siamo già beccate lo sciopero dei treni, quindi tutto. E oggi gli autobus. E oggi gli autobus, speriamo che sia finita con questo. Saranno 20 minuti. Non passa niente. Non passa. Che dobbiamo fare? Lei sa perché scioperano oggi? No. Questo sciopero ci ha veramente distrutto. Quanti minuti di attesa? Più o meno da una mezz'oretta stiamo aspettando. Adesso abbiamo fatto anche biglietti, solo che non sappiamo se sono ci ha detto la frequenza più o meno di un paio di ore. Allo stadio Olimpico a vedere il concerto. Concerto di Ligabue. Una volta all'anno che veniamo qui troviamo lo sciopero, purtroppo. Però le metro sono aperte. Le metro sono aperte, ma non ci possiamo arrivare con la metro lì. Vengo dalla biglietteria per rinnovare la tessera e ci hanno messo la sala cinesca, l'hanno abbassato tutto, hanno spento le luci che era sciopero, però non hanno avvertito, non hanno messo un cartello né niente, tutte quelle persone che erano lì sono andate via. Credo che anche questi poveracci dei pullman ce lo fanno, qualche motivo ci sarà, non penso che la mattina uno si alza e decide di fare lo sciopero, un motivo valido ci sarà. C'è anche lo sciopero dei treni regionali. Sì, dei regionali sì, lo sapevo. Noi arriviamo con la Freccia. Ah, ok, quindi non ha avuto disagi. Sì. E adesso, grazie a lei, prenderemo un taxi.